Concernente chiarimenti in merito all'importazione, detenzione e manipolazione per uso di ricerca di materiale infetto da agenti patogeni, con particolare riferimento alla sperimentazione sulla coltura della vite. Il deputato Labbate ha facoltà di illustrare la sua interrogazione a un minuto. Grazie Presidente. Nell'ambito delle attività svolte dal progetto COST 873, nel luglio 2010 l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari è stato indicato come sede di incontro e di attività di ricerca per la definizione dei protocolli di diagnosi dei patogeni da quarantena Xylella fastidiosa. Al fine di procedere all'ordine del materiale, l'Istituto ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, settore fitosanitario, l'autorizzazione temporanea all'introduzione, detenzione e manipolazione di materiale infetto dai suddetti patogeni per uso di ricerca. Nel documento di richiesta è fatto riferimento a 4 ceppi importati, ma non è specificata la subspecie né il numero di identificazione della coltura. Chiediamo al Ministro perché nell'autorizzazione all'introduzione, detenzione e manipolazione di materiale infetto dal patogeno Xylella fastidiosa non si è specificata né la subspecie né il nome identificativo del ceppo, indispensabile a garantire le operazioni di ricerca che le operazioni di ricerca si svolgessero in condizioni di assoluta sicurezza, evitando ogni qualsiasi rischio di contaminazione. Ringrazio il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, ha facoltà di rispondere. Grazie signor Presidente, onorevoli deputati. L'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari ha fatto richiesta di introduzione, detenzione e manipolazione di 5 isolati di Xylella fastidiosa per un totale di 20 piastre, 2 vasi di piante di vite inoculate, 4 rami secchi di vite infette dall'Olanda e 4 ceppi di Xylella fastidiosa dal Belgio. Al riguardo preciso che il ceppo di Xylella fastidiosa riscontrato in Puglia su olivi e altri ospiti è stato interamente sequenziato dal CNR di Bari e identificato come nuovo ceppo batterico, geneticamente vicino alla subspecie Pauca, originaria dal Costa Rica. Il materiale introdotto a scopi sperimentali appartiene invece ad altre subspecie. Quello proveniente dall'Olanda era originario del Nord America, mentre quello belga apparteneva alla collezione dell'Università di Ghent. La ricerca per la quale è stato richiesto il suddetto materiale era mirata alla definizione dei protocolli di diagnosi dei patogeni da quarantena Xylella fastidiosa e Candidatus liberabacter. L'indagine è stata condotta da batteriologi in condizioni di sicurezza mediante inoculazione su piante di vite tenute costantemente in ambiente confinato di laboratorio nella pertinente sede dell'Istituto, non accessibile a personale non autorizzato. Risulta che le fasi delle predette attività si siano svolte alla presenza degli ispettori del servizio fitosanitario di Regione Puglia, inclusa la distruzione del materiale infetto e degli isolati patogeni mediante autoclavazione a fuoco. L'analisi è stata mirata alla definizione delle metodiche diagnostiche per Xylella fastidiosa quale agente causale della malattia di Pierce sulla vite. Risulta altresì che le procedure autorizzative siano state portate a termine nel rispetto della normativa vigente. I test di patogenicità avviati hanno fino ad oggi confermato che il ceppo batterico presente nella provincia di Lecce non è in grado di svilupparsi nelle piante di vite. A conferma di ciò, le analisi di laboratorio effettuate su circa 400 campioni di vite prelevati nell'area del Leccese, fortemente colpite, come si sa, dalla batteriosi, hanno dato esito negativo. Grazie. Ringrazio. Ha facoltà di replicare il deputato Labbate, a 2 minuti. Grazie Presidente. Ministro, quello che dice non è non può essere confermato, perché da questi documenti che ho ricevuto facendo un accesso agli atti all'Osservatorio Fitosanitario Regionale c'è scritto che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha dato la possibilità di importare 4 ceppi di Xylella fastidiosa senza specificare la subspecie né il numero identificativo della coltura, per cui nessuno oggi è in grado di dire che la Xylella fastidiosa che ha colpito gli ulivi del Salento è la stessa importata dal lo IAM. Nessuno, anche perché lo IAM gode di un'immunità tale che non permette neanche alla Procura, che sta tra l'altro indagando, di ottenere i dati. Tutto ciò è vergognoso. L'incompetenza del Ministero è
gravissima. Come possiamo noi adesso fidarci dei piani predisposti per limitare e per risolvere il problema della xylella in Salento? Qui sono in gioco 9 milioni di ulivi. Se in ballo il 35% della produzione di olio d'Italia, il 10% mondiale, non è possibile trattare questi argomenti con questa leggerezza. Tra l'altro, non si sa come è stata importata in Italia, come sono stati importati 4 ceppi. Trattandosi di batterio da quarantena, c'è una misura, ci sono delle misure ben precise, devono essere spedito tramite corriere, e il corriere deve sapere che subspecie trasporta, perché deve mettere in atto tutte quelle misure di sicurezza necessarie. Qui, da questi documenti, non risulta niente. Ministro, lei si deve assumere la responsabilità e risolvere questo problema, perché non deve, io non voglio che lei resta nella storia della Repubblica Italiana come il ministro dell'agricoltura che ha consentito l'introduzione dell'IMU agricola, sta smantellando il corpo forestale dello Stato e adesso cancellerà definitivamente anche l'olivicoltura italiana. Grazie.